Passato e presente, by Eva Cantarella, sull'odierno Corriere della Sera, presenta un pregiato volume che parla del passato, per meglio conoscere il presente. Eva Cantarella ci fa una bella recensione, vedete? Questo è il Corriere della Sera, vedete? Ipotesi non finito, ecco qua. Pensieri antichi per spiegare l'oggi, così la filosofia spiega il presente. Vedete, Eva Cantarella, guardate. Il libro è questo qua, vedete? Pubblicato dalla casa editrice Conte alle Grazie, vedete? Mauro Bonazzi, piccola filosofia per tempi agitati. E quindi Eva Cantarella, grande grecista, ci fa una bella recensione. Però il fatto è che in questa recensione di Eva Cantarella si dicono cose belle sul passato, sul conoscere il passato che serve per capire meglio il presente, però parla solo del passato patriarcale, non va al passato che sta prima, che è il matriarcato. Tra un matriarchi, tu patriarchi, tra un matriarchi, tu patriarchi in lingua inglese in tutto il mondo. E poi la stirpe del serpente, la stirpe del serpente, la stirpe del serpente, che ora questo libro è esaurito, lo vendono su eBay, all'asta, su eBay, a prezzi esorbitanti, 80 euro, 140 euro, ma presto un bravo editore lo pubblica di nuovo, la stirpe del serpente. Niente, perché per Eva Cantarella non c'è mai stato il matriarcato, perché Eva Cantarella, benché sia una donna, non ama il matriarcato, benché sia una donna, perché è una donna Eva Cantarella, sapete? È una donna Eva Cantarella, è una potentissima grecista, è una potentissima grecista, però non ci crede al matriarcato. Benché il matriarcato ci sia stato, e ormai ci sono documentazioni e testimonianze incredibili, inesauribili, molteplici, non ci crede al matriarcato. Per cui dice che dobbiamo conoscere il passato per conoscere il presente, però si ferma al passato patriarcale, non va indietro al passato matriarcale, ma per conoscere il presente, che è tutto patriarcale, bisogna conoscere il lontano passato, che è tutto matriarcale. Bisogna sapere come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato, quella grande rivoluzione, nei cui confronti la rivoluzione francese o la rivoluzione sovietica sono una nullità. La vera grande rivoluzione dell'umanità è stato il passaggio dal matriarcato al patriarcato. Che sia chiaro, il passaggio dal matriarcato al patriarcato non è mica avvenuto nel giro di qualche giornata o di qualche annetto, è avvenuto nel corso di secoli, perché ci è voluto tanto per sostituire il diritto patriarcale al diritto matriarcale, e le cose sono spiegate tutte bene bene qua nella stirpe del serpente. Che peccato che ora non c'è più questo libro, non c'è più, lo si trova soltanto su eBay all'asta, ma presto verrà di nuovo pubblicato. Eva Cantarella, che sei una donna e non ti piace il matriarcato, non vuoi bene al matriarcato. Eva Cantarella. Pensieri antichi per capire l'oggi, così la filosofia spiega il presente. No, bisogna conoscere il matriarcato per capire il presente. Bisogna conoscere il matriarcato, Eva Cantarella, il matriarcato, guarda qua, Eva Cantarella, guarda qua, from matriarchi to patriarchi, guarda qua, Eva Cantarella, la mia storia della filosofia. Bye, Eva Cantarella, ok, cari amici. Vai, Eva Cantarella, che è una donna, ma non crede al matriarcato, eppure il matriarcato c'è stato,
c'è stato il matriarcato e la documentazione, le testimonianze sono sterminate, sterminate, ma Eva Cantarella queste cose non le sa. Vai, Eva Cantarella, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni. Ok, Eva Cantarella, Eva Cantarella.